Terminato il corteo per la salvaguardia dell'ospedale di Faenza e del reparto di pediatria, il sindaco Malpezzi è stato intercettato in piazza Nenni ed ha spiegato le motivazioni dietro la sua mancata partecipazione alla marcia, confermando l'impegno per il ripristino della pediatria notturna con un nuovo incontro a Bologna lunedì. Inevitabile parlare anche della CISA con il primo cittadino. Se è un'iniziativa pro pediatria, parliamo di pediatria. Se è un'iniziativa di critica alla politica sanitaria di questo territorio, di questa istituzione, è un altro paio di maniche, allora ci dobbiamo intendere su quello. Io sono a fianco del comitato per ripristinare assolutamente il livello assistenziale di prossimità e di qualità che era garantito dal reparto di pediatria fino all'altro giorno. Anche lunedì sarò a Bologna dall'assessore regionale per verificare la possibilità di questo ripristino. So che anche l'azienda a livello interno organizzativo sta valutando alcune ipotesi per ripristinare questo, perché è evidente che non può non esserci nel nostro territorio, che serve 100.000 abitanti. C'è il secondo aspetto, quello un po' tempistico. La pediatria a Faenza era appena stata riqualificata, progetto privato, proprio per essere a misura di bambino, soprattutto nel ricovero notturno. Un lavoro che rischia di essere buttato via. Non è solo per il ricovero notturno, ma è sia nella zona ambulatoriale, sia in quella del day hospital, perché per esempio i tanti piccoli interventi chirurgici sui minori si concludono nell'arco della giornata e non richiedono il ricovero notturno. Ce ne sono anche di quelli che il decorso lo richiede e va bene. Quindi quei posti letto che erano stati riqualificati a misura di bambino servono comunque anche dell'attività diurna. Però è vero, quello è un reparto che ha beneficiato in questi anni di interventi importanti e quindi la comunità giustamente chiede che continui a svolgere quel ruolo e io come sindaco faccio la mia parte, al di là dei cortei o non cortei. Una domanda sulla CISA, vi hanno dato una data, una nuova data? Dovrebbe essere una settimana di slittamento, io ho capito il 31, però la convocazione non è ancora arrivata. Si va con ulteriori piani per la riconversione, oltre a quelli messi a disposizione dalla regione? L'azienda ha detto che si sarebbe presentata con alcune ipotesi di lavoro su cui tutti dovranno poi concorrere dalla loro parte per trovare la soluzione meno impattante possibile. Noi diciamo per nulla impattante, l'azienda dice la meno. Ha usato la parola minimizzare. E l'acquisto dell'azienda in Corea, come l'avete recepito? L'azienda ha detto che l'acquisto in Germania non era il primo e non sarebbe stato l'ultimo, che le grandi multinazionali del settore stanno facendo interventi di consolidamento e quindi anche loro avrebbero continuato su questa strada laddove ci fossero state delle aziende che potevano dare un apporto strategico allo sviluppo del mercato di riferimento di Alice. Federico Lega per Faenza Web TV.